amici, ciao amiche, this is Jaya, the Indian girl, welcome back to my YouTube channel. Finalmente un nuovo video sul wedding planning. È arrivato il momento di darvi gli ultimi aggiornamenti e gli ultimi update su tutto quello che è ovviamente l'organizzazione del mio matrimonio. Se non avete ancora visto video sul wedding planning e non sapete di cosa sto parlando, trovate tutta la playlist wedding planning sotto questo video. Ci sono una serie di video in cui passo per passo insieme organizziamo il mio matrimonio. L'ultima volta vi ho parlato della scelta dell'abito da sposa e vi ho fatto vedere anche un vlog sulla scelta. Dalla scelta dell'abito fino ad oggi sono successe diverse cose, quindi sedetevi comode così vi racconto tutto nei dettagli. Innanzitutto, una cosa super fondamentale è il fatto che finalmente io e Ian abbiamo confermato il catering. In questi due mesi abbiamo avuto degli incontri con diversi catering. È stata una scelta abbastanza difficile perché, come sapete, sono molto pignola. Però in questi mesi abbiamo organizzato degli incontri con diversi catering. Ogni catering ci ha presentato la sua offerta, i suoi servizi e ovviamente abbiamo anche degustato i loro menù. È stata una scelta molto difficile perché ovviamente avevo scelto dei catering di alto livello. Quindi le loro offerte erano molto competitive tra loro. Però la nostra scelta è stata ponderata, diciamo, in base ai nostri gusti e alle nostre aspettative. E abbiamo scelto il catering che soddisfa al meglio le nostre richieste. Dopo una serie di incontri e di degustazioni, abbiamo optato per un servizio catering di Verona. E sono veramente molto molto contenta della mia scelta, perché considero il catering una parte fondamentale del matrimonio. Sarete sicuramente d'accordo con me quando dico che il catering svolge un ruolo fondamentale durante il giorno del matrimonio. Proprio per questo il mio consiglio per voi future sposine è veramente prendere il tempo per scegliere il miglior catering che possiate avere. Per questo motivo vi lascio questo consiglio, future sposine: prendete con calma, prendetevi tutto il tempo per scegliere il vostro miglior catering, perché non deve assolutamente deludere le vostre aspettative. Organizzare una cosa, un evento così lontano nel tempo come un matrimonio, perché di solito si organizza un anno in anticipo o nel mio caso 6 mesi in anticipo, è difficile, e per riuscire ad avere un risultato ottimale occorre che tutti gli agenti, tutti i vari tasselli di questo puzzle, quando si incontrano, si mettono insieme durante appunto il giorno X, devono essere perfetti. Questo è esattamente il motivo per cui sono stata molto pignola durante la scelta del catering e, diciamo, durante la scelta dei vari agenti, tra cui fioristi, videomaker, fotografi, eccetera eccetera, perché ovviamente la cosa più difficile durante l'organizzazione di un matrimonio, quindi durante il wedding planning, è ovviamente quella di scegliere gli agenti che poi comporranno questo puzzle. Anche perché, parlo per esperienza, quando organizzavo eventi, quando ero un marketing manager, so che organizzare in modo ottimale gli agenti porta poi a una riuscita ottimale dell'evento, perché ovviamente tutti questi agenti poi devono coordinarsi insieme. Di conseguenza ero abbastanza stressata in questo periodo perché avevo a che fare con tasselli molto importanti del puzzle, ovvero, come sapete, ho avuto questo stress da villa, stress da catering e stress da abito. Adesso finalmente posso dirvi che abbiamo scelto questo catering. Ovviamente più avanti sicuramente parlerò di questo catering, lo vedrete sicuramente anche nel video del matrimonio, vi svelerò un po' tutti i dettagli, anche perché io e Ian finalmente abbiamo anche scelto il menù del giorno del matrimonio. Questo però non ve lo svelo perché altrimenti vi tolgo veramente tutte le sorprese. Una cosa però posso dirvela: come vi avevo anticipato quando vi ho raccontato come deve essere la struttura ottimale del mio matrimonio, abbiamo optato per un iniziale buffet standing, anche se ci sono comunque delle sedute. È un buffet principalmente molto attivo, dove ci sono delle isole specializzate, quindi ci sarà l'isola dei formaggi con le marmellate, ci sarà l'isola con le polentine tipiche venete con i vari contorni, ci sono le isole ovviamente della carne, del pesce, delle crudité, del sushi e del sashimi. Insomma, abbiamo voluto fare un buffet molto molto consistente e molto ricco, perché secondo me è, diciamo, la parte un po' più bella, dove la gente si racconta, dove la gente è in piedi, è un po' un tipo aperitivo, e da amante dell'aperitivo non potevo non ideare, diciamo, questa situazione all'interno del mio matrimonio. Quindi questo buffet standing, che dovrebbe durare 2-3 ore, è, diciamo, l'inizio di tutto quello che è il vero e proprio
food, quindi la cena, perché poi voi sapete che mi sposo di pomeriggio, poi pian piano si va verso la sala e ci sarà poi una cena seduta, quindi con i classici tavoli rotondi. Devo ancora scegliere tavolato, posate, piatti, servizi eccetera, e questo sicuramente ve lo racconterò su un video dedicato. Magari vi farò anche qualche foto, oppure vi devo lasciare qualche sorpresa, ci devo ancora pensare. Comunque abbiamo optato poi per un primo e un secondo, e conseguentemente ovviamente c'è il taglio della torta, ma quella ho deciso di farla, diciamo, separata dal catering. E sabato scorso io e Ian siamo andati in una pasticceria di Bassano, molto famosa, diciamo, per quanto riguarda gli eventi come il matrimonio, e abbiamo finalmente scelto anche la torta. Abbiamo fatto un cake tasting e sicuramente se mi seguite su Instagram all'indirizzo I am the Indian Girl lo avrete visto nelle stories. Abbiamo optato per una mille foglie con una crema fantastica e con un leggero strato di pan di Spagna bagnato nel rum, ma veramente leggero, perché io odio le torte con il pan di Spagna, quindi l'avevo detto anche al pasticcere, e lui me ne ha inserito uno strato veramente piccolissimo. Ma la cosa più buona di questa pasticceria, e anche questa vi darò tutti i riferimenti se me li chiedete, la pasticceria fa una sfoglia incredibile, e quindi la torta sarà veramente fantastica. Ovviamente ho optato per una torta a piani, mi sposo una volta nella vita, ragazzi, quindi le cose se si fanno bene. Tra l'altro poi avevo portato anche la foto della torta che voglio, perché io, come sapete, ormai mi conoscete, avevo le idee molto molto chiare. E tra l'altro il pasticcere mi ha super ringraziato, perché mi ha detto: molte volte le spose arrivano qua con poche idee e dobbiamo veramente indirizzarle, e è sempre un po' difficile, mentre almeno se tu ci porti una foto noi facciamo quella torta. Quindi questo è un altro consiglio che vi do, future sposine. Voi sapete che questi video sul wedding planner li faccio anche per magari darvi qualche ispirazione quando è il vostro momento. Sicuramente, ve l'ho già detto nel primo video, avere le idee chiare aiuta tanto. Aiuta perché innanzitutto è più semplice comunicare con i vari agenti che organizzeranno poi fisicamente e concretamente le cose. Secondo, avere le idee chiare vi porta poco margine di errore, nel senso che se voi vi lasciate un attimo ispirare dalle idee, ad esempio, del pasticcere, e non avete un'idea della vostra torta, può succedere che poi quando arriva non ve la fa come volete. Succede, è umano. Magari non vi siete capiti, magari i loro gusti sono diversi, quindi la cosa per evitare errori è avere le idee chiare. Io sono andata con la mia foto della torta che voglio, con piccole modifiche personalizzate, e loro sono stati contentissimi. Mi hanno anche detto che ultimamente le spose devono venire sempre con i genitori, con la madre, con mille persone, perché non hanno le idee chiare. E loro si trovano in situazioni di difficoltà, nel senso che molte volte non sanno più che pesci pigliare, perché ovviamente possono dare idee, però in realtà la parte creativa dovrebbe essere quella della sposa, perché la cosa dovrebbe essere un po' personalizzata, mentre se chiedete a un catering di darvi delle idee, ovviamente ve le dà, ma sono un attimo più contenti quando possono soddisfare i vostri desideri e non creare desideri. Quindi questo è sicuramente una cosa molto importante. Insomma, sono una sposina molto molto decisa, così mi hanno definito. E con questo ho finito anche il video di oggi, quindi vi ho fatto questo piccolo update su quella che è la situazione attuale. Sto lavorando sugli inviti, quindi sicuramente ve ne parlerò nel prossimo video. E prima di lasciarvi devo farvi vedere una cosa fantastica che ho trovato nel mercatino vintage. Stavo cercando da tempo, dalla scelta dell'abito, degli orecchini lunghi pendenti, e io e la mia mamma non riuscivamo a trovare quelli perfetti, perché o erano troppo semplici, e come sapete con i miei capelli se sono troppo semplici non si vedono, oppure erano troppo pacchiani, quindi delle cose veramente troppo gypsy. L'altro giorno sono stata in un mercatino vintage second hand e ho trovato delle cose interessanti insieme alla mamma di Ian. Tra l'altro voglio fare anche un video sui tesori che io e la mamma di Ian abbiamo trovato al mercatino vintage, quindi se volete questo video scrivetemelo nei commenti.
E oltre a questo, perché voi sapete che io adoro i mercatini second hand e tra l'altro ho fatto nella mia vita delle occasioni incredibili, magari ve lo racconterò in quel video, ho trovato finalmente gli orecchini per il matrimonio. Jan non li vuole nemmeno vedere, quindi spero che Jan non guardi questo video, glielo dirò. E li ho trovati proprio come li volevo io, perché sono molto lunghi, li volevo proprio praticamente fino alle spalle, non troppo pacchiani e non troppo invisibili. Sono stata anche da Swarovski, ma non riuscivo a trovarli veramente come li volevo io. E guardate qua. Riuscite a vedere? Adesso ve li faccio vedere indossati. Comunque, li ho trovati appunto in questo tesoro del mercatino vintage e sono un paio di orecchini imbrillanti, non sono diamanti, e che vengono da Harrods, Londra. Quindi comunque un certo affare. E li ho trovati per un prezzo veramente ridicolo. Guardate qua. Il bello di questi orecchini è che sono veramente come li volevo, quindi è stato quasi, non lo so, segno del destino. Sono lunghissimi, non sono pesantissimi, allora non sono super leggeri, devo ammetterlo, però non sono super pacchiani, come potete vedere, hanno veramente una bellissima forma, stile candelabro. Tra l'altro appunto vengono da Harrods, come vi ho detto, quindi. E come potete vedere danno quella luce incredibile, voi dovete immaginare che con i miei capelli sciolti, insomma, il classico Swarovskino super leggero e classico non si vede. E tra l'altro, come sapete, il mio vestito ha lo scollo a cuore, perché ve l'ho raccontato nel video sul vestito, e quindi diciamo che l'effetto sarà proprio come adesso, quindi con le spalle così. Che dite? Abbiamo fatto affari. E con questa super novità vi lascio, quindi grazie mille per aver guardato questo video fino adesso. Stay tuned se volete sapere qualcosa in più sul wedding planning, perché il percorso è ancora lungo, ma mancano solo 3 mesi. Avete capito bene? Ormai settembre è alle porte, quindi l'agitazione comincia a farsi sentire. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticate un piccolo pollice alzato. E se non siete ancora iscritti al mio canale e sicuramente siete curiosi di vedere il video sul matrimonio, dovete assolutamente iscrivervi. Anche perché ho notato che il 60% delle persone che vedono i miei video non sono iscritte. Come mai? Allora mando un grandissimo abbraccio e un bacio gigante a tutti quelli veramente iscritti al canale. Mua!